Ci occupiamo adesso di tre fondamentali teoremi sui limiti che riguardano tutti i casi di limiti, cioè nella dimostrazione, negli enunciati e nelle dimostrazioni parleremo di x con 0 e di L, però questi teoremi valgono anche qualora si sostituisca a entrambi i termini il simbolo di infinito. Questi tre teoremi sono... Allora, il primo è il teorema di unicità del limite. Il secondo è il teorema della permanenza del segno. E il terzo è il teorema del confronto. Cominciamo dal primo. Allora, il teorema afferma semplicemente che se una funzione f di x ha un limite per x che tende a x con 0 uguale ad L, questo limite è unico. Quindi non ci garantisce il teorema che il limite esista sempre, può non esistere, ma se esiste, questo limite è unico. La dimostrazione si esegue per assurdo, e cioè si ipotizza che la funzione abbia due limiti per x che tende a x con 0, e quindi potremo scrivere in conseguenza che esiste un primo limite L ed esiste un secondo limite L'. Avendo ipotizzato che questi due limiti siano diversi, uno dei due sarà più grande dell'altro, supponiamo che sia L' maggiore di L. Naturalmente possiamo applicare la definizione di limite a entrambi i casi e quindi possiamo fissare un valore di epsilon arbitrario purché positivo che utilizzeremo nella verifica di entrambi i limiti. Questo epsilon lo poniamo uguale in modo tale che sia minore della semidifferenza dei due limiti. Allora, osserviamo un attimo la interpretazione geometrica di questa cosa che abbiamo detto. Questo è L', no, dunque, attenzione. Questo è L'. Rifacciamo. Questo è L', questo è L. E abbiamo fissato la semidifferenza, che è questa quantità qui, abbiamo fissato la epsilon più piccola di questa quantità, quindi avremo un intorno di L' che potrà essere questo e un intorno di L che sarà di conseguenza questo, perché abbiamo preso L' minore della semidifferenza. Tenete presente questa situazione quando poi ricadremo nell'assurdo e quindi dimostreremo il teorema. Allora, possiamo scrivere di conseguenza la nostra disequazione di partenza per entrambi i limiti. Quindi possiamo scrivere L meno epsilon minore di f di x minore di L più epsilon in un certo intorno i con 1 di x con 0, e potremo scrivere L' meno epsilon minore di f di x minore di L' più epsilon in un certo altro intorno i con 2 di x con 0. Ora, queste due disequazioni sono valide nell'intersezione dei due intorni, cioè in i uguale a i con 1 intersecato i con 2. Noi sappiamo per una proprietà che abbiamo trattato quando abbiamo parlato degli intorni che due intorni di uno stesso punto
l'intersezione di due intorni di uno stesso punto sono comunque un intorno del punto, cioè x con 0. Qui abbiamo un certo intorno y con 1, poi abbiamo un altro intorno x con 2, y con 2, che è questo. L'intersezione, che è questa, è comunque un intorno di x con 0. Quindi queste disuguaglianze sono entrambe, queste serie di disuguaglianze sono entrambe vere nell'intorno i. E quindi possiamo scrivere per esempio questa catena di disuguaglianze, cioè l' meno epsilon minore di f di x minore di l più epsilon. Scriviamolo: l' meno epsilon minore di f di x minore di l più epsilon. Il che significa ovviamente che l' meno epsilon è minore di l più epsilon. Ora ricaviamoci la epsilon da questa disequazione: meno 2 epsilon è minore di l meno l'. Cambiamo il segno, il verso alla disequazione, dividiamo per 2 e quindi abbiamo epsilon maggiore di l' meno l fratto 2. Ora questa e questa sono chiaramente in contrasto, in contraddizione. Se prendo epsilon minore di l' meno l fratto 2, qua invece risulterà che epsilon deve essere maggiore della semidifferenza. Questa contraddizione è derivata dal fatto che abbiamo ipotizzato due limiti per x che tende a x con 0 e quindi evidentemente questo non è possibile e il teorema resta dimostrato. Il secondo teorema è il teorema della permanenza del segno, e cioè se una funzione ammette un limite L diverso da 0 per x che tende a x con 0, ed L è diverso da 0, allora esiste un intorno di x con 0 nel quale la funzione conserva il segno di L, cioè ha sempre il segno di L. Se L è positivo, allora la funzione in questo intorno è positiva, in questo intorno I, e se L è negativo, allora f di x è negativo in I di x con 0. Allora, vediamo come dimostrare questo teorema. Noi sappiamo che in questo che possiamo scrivere le solite disuguaglianze che riguardano la L, la epsilon, cioè che utilizzano il valore epsilon, un valore positivo a piacere. Ora, essendo un valore, scriviamolo comunque, allora f di x è compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon. Ora, poiché epsilon è arbitrario, posso anche prendere epsilon uguale al modulo di L. E quindi in questo caso potrò scrivere L meno il modulo di L minore di f di x minore di L più il modulo di L. Adesso ci sono due casi. Se L è maggiore di 0, allora abbiamo 0 minore di f di x minore di 2L. E se L invece è minore di 0, allora qui abbiamo 2L minore di f di x minore di 0. Però se adesso guardiamo quello che abbiamo scritto, qui compare f di x in questo intorno, ovviamente un opportuno intorno di x con 0 maggiore di 0 e quindi positiva, e qui invece abbiamo scritto f di x minore di 0, cioè negativa. E quindi abbiamo visto che in un intorno di x con 0 la funzione deve essere positiva se L con 0, se L è maggiore di 0, ed è negativa se L è minore di 0, e quindi il teorema così resta dimostrato. Il teorema si può anche invertire.
Invertito dice che se abbiamo una funzione che ammette il limite finito, cioè sappiamo che il limite esiste ed è finito, e sappiamo che in un certo intorno di x con 0 la funzione è maggiore o uguale di 0, quindi sappiamo che esiste il limite, sappiamo che in un opportuno intorno di x con 0 la funzione si mantiene positiva, quindi in e di x con 0, allora sappiamo che questo limite deve essere positivo. Se sappiamo che la funzione si mantiene invece negativa o nulla in un opportuno intorno di x con 0, allora il limite è minore di 0. Di questo non vi presento la dimostrazione. Il terzo teorema, che oltre ad avere un'importanza concettuale molto grande è anche utile per calcolare il limite in determinate situazioni, è il teorema del confronto, che in Italia è noto anche come, anzi è più noto ancora, come teorema dei due carabinieri. La ragione di questa denominazione apparirà chiara già quando enuncerò, darò l'enunciato del teorema. Per curiosità, questo teorema, per esempio, nei paesi anglosassoni è chiamato sandwich theorem, per una ragione che è del tutto analoga a quella per la quale in Italia si chiama teorema dei carabinieri. Allora, quali sono le ipotesi di questo teorema? Qui abbiamo ben tre funzioni che potremmo chiamare h di x, f di x e g di x. Queste funzioni sono definite tutte e tre nello stesso intorno h, definite in h di x con 0, un intorno di x con 0. Naturalmente eccettuato al più il punto x con 0, visto che stiamo trattando i limiti. Inoltre sappiamo che in questo intorno vale questa catena di disuguaglianze. H di x è minore di f di x, che è minore di g di x, minore o uguale. Infine, sappiamo che il limite per x che tende ad x con 0 di h di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di g di x, che è uguale a L. Quindi le ipotesi sono queste. Definite nello stesso intorno, le disuguaglianze che abbiamo scritto e poi il fatto che le due funzioni estreme hanno limite L. La tesi è anche la funzione f di x per x che tende a x con 0 ha limite L. Si capisce quindi la ragione della denominazione di teorema dei carabinieri, perché in pratica queste due h di x e g di x sarebbero le funzioni che accompagnano la funzione che è interposta allo stesso limite, e si capisce anche la ragione della denominazione di sandwich theorem nei paesi che parlano inglese. Allora vediamo di dimostrare anche questo teorema. Naturalmente partiamo dalla definizione di limite e quindi possiamo scrivere sia per h che per g che L meno epsilon è minore di h di x minore di L più epsilon, e per g analogamente. Naturalmente partiremo da affermare questo in due intorni, i con 1 e i con 2 di x con 0. Come nel caso del teorema di unicità, comunque, diremo che nell'intersezione di questi due intorni, in i uguale i con 1 intersecato i 2, queste disuguaglianze devono rimanere valide, queste serie di disuguaglianze devono rimanere valide e quindi possiamo utilizzarle insieme.
utilizzarli insieme significa poter scrivere questo. Allora vedete, L meno epsilon minore di h di x, per ipotesi però h di x era minore di f di x. Cominciamo a scrivere L meno epsilon è minore di h di x, c'è scritto qui. Per ipotesi questo era minore o uguale di f di x, e a sua volta f di x era minore o uguale di g di x, che però, per quello che c'è scritto nella seconda disuguaglianza, è minore di L più epsilon. Allora, questo possiamo anche tradurlo in termini più semplici in questa maniera, cioè L meno epsilon è minore di f di x minore di L più epsilon. E questo nell'intorno è uguale all'intersezione di icon 1 e icon 2. Questo significa semplicemente che stiamo applicando la definizione di limite per la funzione f di x, cioè stiamo in pratica verificando che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è proprio L, e quindi con ciò la tesi è dimostrata. Vedremo poi nelle prossime lezioni qualche applicazione di questo teorema, ne vedremo poi una importantissima a questa funzione qui, questa che sarà, come vedrete, molto importante, e cioè il limite per x che tende a 0 di sen x su x, e utilizzeremo il teorema del confronto per dimostrare che questo limite è uguale a 1. Questo sarà un limite di grandissima importanza, perché ci permetterà poi di risolvere molti casi di indeterminazione nel calcolo dei limiti.